Oggi vi volevo spiegare come scrivere il prompt perfetto per Microsoft 365 Copilot. Eh sì, perché ci sono un po' di regole, le abbiamo viste anche nel dettaglio in un video, però volevo partire da un esempio che ho creato per spiegarvi come è perfetto e per seguire le regole che ci siamo detti. Spostiamoci nel mio computer e vediamo bene quali sono queste regole. Allora, questo è il prompt. Il prompt dice: genera un massimo di 5 punti per prepararmi ad un meeting con il cliente X, e qui chiaramente ci metterete il nome del vostro cliente, per la discussione sulla prossima fase del progetto Gamma, e qui chiaramente ci metterete il nome del vostro progetto. Guarda le mie mail e le chat di Teams da novembre 2023 in poi. Per piacere uso un linguaggio semplice così che posso ricordarmeli più facilmente, ok? Questo qui per me è il prompt perfetto. Perché? Punto numero uno, ha un obiettivo, cioè risponde proprio alla domanda: che cosa vuoi da Copilot? Come vuoi che Copilot ti aiuti? E in questo caso io voglio che Copilot mi genera 5 punti importanti. Punto numero due, ha il contesto. Il contesto è che io ho un meeting e mi devo preparare a questo meeting, e il meeting parla di un progetto che è stato fatto per un cliente, e queste sono fondamentalmente le chiavi di ricerca che Microsoft 365 Copilot userà quando andrà a cercare le informazioni all'interno del mio Microsoft 365, chiaramente secondo il mio cono di visibilità. Importantissimo questo, eh? Con il contesto io sto spiegando il perché io voglio questa risposta, ma soprattutto le persone o comunque i nomi che sono coinvolti nella mia richiesta. In questo caso io ho citato un progetto e ho citato un nome di un cliente. Chiaramente funziona ancora meglio se devo coinvolgere all'interno della mia richiesta magari un collega, lì lo proprio posso taggare utilizzando lo slash. Poi, terzo punto, ho citato perfettamente la mia fonte, cioè ho risposto alla domanda: qual è il punto in cui Copilot deve andare a recuperare queste informazioni, e io gli ho detto che li doveva andare a recuperare dalle mie mail e da Teams. Soprattutto poi gli ho detto che questa fonte deve essere filtrata, cioè non guardare tutto, caro mio Copilot, ma guarda solo le email e le chat da novembre in poi, quindi da novembre ad oggi. Quarto punto, ho settato la mia aspettativa. Per piacere, e qui sono anche stato gentile, vi rimando al mio video perché appunto l'utilizzo di parole gentili e il fatto di dare feedback sempre all'algoritmo di AI è stato provato che genera risposte migliori. Questa è la pazzia di quando si parla di algoritmi di large language model, fondamentalmente. È il che io gli ho scritto: per piacere uso un linguaggio semplice così che posso ricordarmeli facilmente. In questo caso io ho settato la mia aspettativa, cioè ho proprio spiegato a Copilot in che modo dovrebbe rispondermi. Ecco, questo secondo me è il prompt perfetto. Se applicate queste 4-5 regole ai vostri prompt, vedrete che i risultati su Microsoft 365 Copilot saranno ogni giorno migliori. Troverai queste informazioni e tantissimi contenuti per aiutare l'adoption di Microsoft 365 Copilot all'interno del nostro programma di adozione allo strumento. Scrivici su intranet.ai.